Siamo di nuovo qui, stesso posto e stessi danni. Dalle immagini che vedete, quello dove scorre l'acqua non è una saia, non è un fiume, è un terreno. È stato regimentato dopo le alluvioni del 2020 proprio per evitare che l'acqua si portasse verso l'abitazione. E, come vedete, il danno è sempre quello, niente è stato fatto, e quindi noi chiediamo alla Regione e chi di dovere che intervenga tempestivamente per mettere in sicurezza il territorio e per fare in modo che quest'acqua vada dove deve andare e non verso le abitazioni. Cosa si prova ogni volta che piove? Terrore, terrore puro, è una cosa che non era mai successa in 31 anni. 31 anni non mi ricordo mai una cosa del genere. Adesso già è la quarta volta che subiamo questa alluvione, questi danni. Quest'acqua qui non c'era mai stata, questo fiume che passa in questo terreno non c'era mai stato in 31 anni. Adesso è la quarta volta. È stata ieri una brutta giornata e anche oggi, dico, il violente acquazzone che c'è stato, la bomba d'acqua, dico, ha causato una serie di problemi al torrente di cui alle Sae. C'è stata una forte tracimazione, c'è stato il sifonamento di quella fine del ponte che collega la frazione Salicà con Acquitta, e quindi abbiamo il lungomare di quella finemente completamente chiuso. La preoccupazione è legata, dico, anche alla cittadinanza, dico, perché tante case si sono allagate. Devo dire, grazie a Dio, siamo riusciti per certi versi ad arginare, danni ce ne sono. Oggi abbiamo una riunione, dico, alla fine, con la Protezione Civile, dico, con la deputazione tutta presso il Comune di Barcellona. Dico, speriamo, dico, che possiamo portare a soluzione i problemi vecchi e i cancreniti che sono la sistemazione delle saie e dei torrenti per mettere, dico, in sicurezza il territorio. La cosa che chiediamo è una sostanzialmente: avere risorse immediate e una. Delle leggi speciali che consentono in poco tempo di poter spendere e mettere a sicuro il territorio.